a time, there were two worlds. One was a world torn by endless war, where strong lands devoured weak, and peace was a distant dream. Eventually, only a few great realms remained, glaring at each other across brittle borders. But then came a great king, one who would change this world forever. Ciao a tutti ragazzi, io e Evan qui, vi salutiamo, vi diamo il benvenuto nel canale Drago Anonimo Invisibile. Questo è il terzo episodio di Ni no Kuni 2. Non so se vi è piaciuto quelli scorsi, che a parte una mia amica, Dream Like Moon, non ho visto commenti, quindi non so se l'avete apprezzato o meno. Spero che mi direte qualcosa alla fine di questo. Vorrei che mi diceste per cortesia se vi va che ci siano dei comunque vari vabbè, ve lo dirò più avanti questo. In questo momento è un po' titubante, non so se andare da Roland oppure no. Ok, ci va. Well, now. Gosh. Huh. Exactly. I'm going to keep my promise to Nella. I'm going to build a kingdom where everyone can live happily ever after. You are, huh? Good for you. I've made my mind up too. I'm staying here, in this world. With you, Evan. You are? And thus, young Evan, though heavy of heart, resolved to honor the dying wish of his dearest friend by becoming a king once more. And Roland, sensing something special in his youthful companion, decided to join him on his journey. Chapter 2: The Kingdom to Come.
Huh. Yes. Well now. Not exactly. Oakenheart, Kingmaker of Ding Dong Dell, has recognized me as the rightful ruler of this realm. I stand before you, your new king! Yeah! Long live the king! Long live the king! Long live the king! Huh? Oh, vi spero che vi sia piaciuto questa prima parte del video. Io preferisco non commentare i loro dialoghi. Huh.
Yes. Allora, dove era rimasto? Che non preferisco non commentare i dialoghi, ma che vi gustiate tutto quello che dicono, tutta la scena, così com'è, perché è già perfetta. Non voglio rovinare niente. Però la parte dove loro viaggiano e combattono, magari si può fare. Questa parte qui è proprio da bambini, è proprio ridicola, comunque col tempo ci si abitua. Lo prepariamo per i combattimenti. Ditemi se alla fine preferite che faccia tanti scontri oppure no. Io ne ho fatti fare un po' per allenamento, però se vi dà fastidio, perché possono essere un po' noiosi, si può anche farne al massimo i più belli, lasciare e poi basta, vi metto soltanto la trama, la storia. Qualche combattimento giusto per magari spiegare qualcosa e basta. Magari quelli dei boss finali di ogni capitolo. Allora, quando Evan è andato da Roland, ha citato il mondo di Roland secoli prima, nel primo capitolo di Ni no Kuni. Il protagonista era un terrestre. Allora, in quel capitolo lì c'era una connessione pazzesca con il mondo di Roland, a questo mondo, perché le persone di entrambi i mondi avevano una connessione di cuore. Cioè, praticamente il cuore, per esempio, di Evan poteva coincidere con il cuore di qualcuno della Terra. Difatti ci sono state le missioni in Ni no Kuni, che c'era un re che aveva dei problemi, il protagonista aveva la possibilità di risolverglieli, perché praticamente avevano dei traumi. Si andava, allora, tra l'altro, che un re era un gatto, proprio perché era un re di Kathmandu, un antenato di Evan praticamente. Si andava nella terra a curare un gatto che coincideva con la parte del re gatto di Kathmandu. Si curava un trauma che aveva il cuore, che poteva essere paura, deve essere, so, qualunque trauma particolare, e si curava. Mancanza di orgoglio, mancanza di qualunque cosa. E questo protagonista riusciva a curare queste mancanze, questi traumi, con una sorta di magia praticamente. Prendeva dal gatto questa parte, la guariva, che a volte c'erano dei demoni che creavano questo trauma e si combattevano e veniva guarito. Poi si prendeva la parte guarita
che prendeva una parte in un contenitore di questa emozione, aveva un astuccio questo protagonista, e la portava nel mondo l'altro, dove c'era il regato di Katmandu. Si apriva questa contenitore di questa emozione guarita e la tirava a questo regato e guariva. Diciamo che sono state parecchie missioni in questo modo. Era proprio una connessione di anima, di cuore. Ecco, la particolarità è che la mamma, che poi è morta subito all'inizio già del gioco di questo protagonista, era una grande saggia, cioè uno dei principali saggi del mondo magico, questo praticamente secoli prima, che però di lei non c'era un gemello. Inspiegabilmente non ho mai capito cosa ha fatto che lei non è un gemello. Quindi lei infatti è morta di cuore, di crepacuore, perché praticamente che ha fatto una marachella sul protagonista. Lei si è preoccupata, è stata male, ha preso una specie di infarto. E adesso andiamo avanti con il gioco. Se avete qualche domanda, se non ricordo qualcosa, andrò a documentarmi del primo capitolo con questo, i confronti. Poi più avanti vi vedrete una scena e vi vedrò per l'appunto le differenze con il primo capitolo con questo. Here goes nothing. Best.
going on here? Oh! What did I ever do to you, I ask? Oh, my pity goodness! Oh! Oh! You rotten devil of a thing, you! Evan, come on. Me? Oh my! Righto! Ever so much. Oi. Well, now. Certainly. Thank you.
Now, dear. Allora, come promesso vi spiego la differenza tra, ancora col primo capitolo. Allora, quello precedente, invece degli animali cioffi che avete visto, si aveva dei famiglio. Praticamente il protagonista, grazie alla sua purezza di cuore, ha potuto nascere un... la sua energia del cuore è un animale che la si chiama famiglia. Famiglia erano in questo caso tutti i mostri che vedete in giro nella mappa. Allora, col tempo questo protagonista ha conosciuto una ragazza che comunque ha curato anche a lei un trauma. E questa ragazza aveva, per combattere, aveva un'arpa, e con l'arpa riusciva a incantare i mostri e li usava poi in combattimento come se usano adesso i cioffi. Man mano li addestravi dandogli da mangiare e di combattere, tipo come se fosse dei Pokémon praticamente. Miglioravano, no, aumentavano di livello, come penso anche qui, anche i cioffi aumentano di livello. Ma sinceramente preferisco i cioffi che i famiglia. Secondo me ancora danno qualcosa in più. Su questa parte qui le preferisco. Hanno degli incarichi ben precisi anche nella storia.
come vedrete fra un po'. Sempre collegato a questo fiore. È un ciuffo. Non mi spoilerò troppo, lo vedete più avanti. Thank you.
Adesso la mia cara Dream vedrà cosa mi riferisco quando parlo di vera magia. Secondo me lei lo capisce subito che sa qualcosa in più e gli altri a riguardo. Beh, spero che il video mi sia piaciuto. Se c'è qualcosa da migliorare a livello di commenti me lo dite, ma sicuramente sarà così. E fatemi sapere se sono troppi tutti questi scontri che fa per allenarsi nel viaggio, se devo fare piuttosto più storia, più dialoghi, che per l'appunto scontri, che magari può essere noioso la cosa, che magari cerco di andare avanti proprio nella storia e basta. E anche se rimanendo troppo lungo come video, oppure mi dite no è troppo lungo il video, fallo un po' più corto, vedo di aggiustare. Proverò se riesco a fare 2 episodi in settimana. È un po' difficile, ma ci provo, perché voglio cercare di concludere almeno una serie che diciamo che sono riuscito, forse in Fallout 4 sono riuscito a fare almeno un finale. Per il resto purtroppo no, vedrò di concludere a questo, anche perché mi piace tanto questo gioco, lo finisco insieme a voi. E detto questo, io vi ringrazio se avete visto il video, se vi piace condividete, perché vorrei essere uno di pochi, ma è solo una fesseria, perché ci sono tanti che sta portando avanti in Italia Nocuni. Pazienza, fatemi sapere cosa ne pensate e
Ma sì, ma più i commenti che mi piace, perché alla fine non voglio diventare youtuber. Non ne ho il tempo, non ho niente. Mi diverto a farlo. E basta. Andate a guardare i canali di Team Black Moon, Valuccia Sims, Diet Gamer e Ginger Life. Li troverete in descrizione. Supportate loro. Ciao e grazie, e alla prossima.